Buon salve people, bentornati sul mio canale, io sono Walker e oggi per la rubrica Gioca che ti passa andiamo a vedere insieme The Pedestrian, titolo appena arrivato sull'ecosistema di Xbox Game Pass e che mi ha incuriosito moltissimo. Dal trailer lo trovate ovviamente insieme a tutti gli altri titoli usciti all'inizio di gennaio nel mio video, ve lo lascio linkato qua da qualche parte comunque. Guardiamolo subito dal trailer iniziale, perché solitamente io la skippavo questa parte per portarvi subito il contenuto, ma il gioco parte qua. Quindi già si capisce quanto sia assurdo questo titolo, quindi benissimo. Dai allora, forza. Vediamola. Un mondo con dei pianeti. Sarà qualcosa di molto particolare, vi avviso. Ho fatto proprio i primi 2 minuti di gioco, ho detto ok. Con grande disagio. Infatti il gioco parte così, siamo una macchietta di schifo e vedete che compaiono cose strane. Ok, scegliamo maschio o femmina, scegliamo maschietto e siamo questo stickman. Siamo a quanto pare su una lavagna. Assurdo sto gioco. Entriamo in questa porta e parte una musichina carina. Il nostro stickman adesso può saltare, come potete vedere, tutto felice. Ok, il monitor ci indica di premere Y, quindi avviciniamoci alla porta, premiamo Y. E qui il mondo di gioco incomincia ad assumere già dei connotati, come vedete, più spaziali. E in effetti dobbiamo tenere premuto la A e collegare le due metà del disegno. E solo in quel momento poi il nostro omino potrà passare. Cominciamo con le turbe psichiche, benissimo. Ci addentriamo in una nuova regione, ecco con la A si salta. Ok, qui adesso, dai, c'è il double jump? No, non c'è il double jump, perfetto. Ok, qui qui The Pedestrian ha scritto sul pavimento, anche il comparto grafico in generale è molto interessante. Ok, qui c'è qualcosa da fare, vediamo, qui dobbiamo passare alla porta. Dobbiamo unire le varie parti, presumo. Unire questa con questa non è possibile, chiaramente, perché bisogna comporre un cerchio completo. Quindi andiamo a comporre. Eccolo qui. Entriamo nella porta. Annaccia la mise. No, non si può vedere. Non me l'ha fatto fare. Madonna. Ok, perfetto, ho capito. È un casino. Allora, vediamo. Questo lo possiamo portare qui, ok? Perché giustamente c'è anche un senso le porte, no? Oh, eccoci qua. Se la porta si apre verso il lato sinistro dello schermo, chiaramente non può essere dalla porta dal lato destro. Giusto. Qui abbiamo un altro puzzle. Vediamo. Ok, questo mi sembra abbastanza semplice. Comincio già a capire che c'è profumo di calendario nell'aria. Non so se lo sentite anche voi. Qui possiamo scendere dalla scala. Bene. Allora. Questo sembra essere bloccato, questo pezzo. Sì, perché è tipo murato, è incorniciato. Qui. Sì. Allora. Qui devo scendere dalla scala. Quindi la ok, devo mettermi sopra, perfetto. Quindi questo devo mettermi qua. Vedete che non posso attraversarlo, perfetto. Andiamo. Ah, lo sentite anche voi? Questo profumo... Perfetto. C'è qualcosa che non cosa? Ok, perfetto, era troppo in alto. Bisogna anche rispettare le altezze, a quanto ho capito. Bene. Andiamo avanti. Porta liscia. Comunque anche... Scusate, il dettaglio, il livello di dettaglio è comunque molto gradevole. Anche i riflessi sulle porte, piccolezze, però... Ok, queste sono pareti che si possono... Ah, ok, alla maniera dei Metroidvania si possono scalare. Molto bene, proseguiamo, qui c'è un muletto. Sembra un po' la mia ditta questo. Perfetto, una chiave che dovrò impugnare con B, come ci fa vedere lo schermo verde sotto... Ah, ce ne siamo... L'abbiamo inglobata praticamente nella nostra schiena e ci permette di aprire la porta. Avanziamo. Qui scala, però ovviamente qui non c'è collegato nulla. Vediamo. Ok. Spostiamo questo. Si può. Perfetto.
Questo così si può fare. Ok, vediamo. Attacchiamo tutte le metà. Uno fatto, due fatto e tre fatto. Perfetto, let's go. Ah, c'è una chiave. E noi non possiamo aprirla questa chiave. Quindi bisogna fare il giro all'incontrario. Ecco, troppo facile. Allora, vediamo un po'. Io devo usare... Devo arrivare a questa scala. Quindi fondamentalmente devo scollegare questo. Si può scollegare? Perfetto. Questo lo prendiamo. Questo lo scolleghiamo. Quindi va fatta... C'è una buona dose di pensiero laterale forse in questa... Ok. Qui stacchiamo tutto. Molto bene. Prima andiamo a prenderci la chiave e poi scendiamo. Dai. Ah, qui adesso non si può più salire. Posso passare da questa parte, aprire la porta e... perfetto, quindi il giro era all'incontrario. Ce l'hanno messa, ci hanno gabbato gli sviluppatori, bene. Ecco fatto. Oh, bene. Una fila di nastri trasportatori che portano delle scatole. Allora... Ok, di qui non si può passare, chiaramente vediamo un po' che pezzi abbiamo a disposizione. Dobbiamo salire dalla scala, quindi questo lo mettiamo qui, questo lo mettiamo qua. Ah, giusto, devo collegare le stanze, scusate, queste si aprono, le scale... Annaccia la miseria. Bisogna che siano, ecco, ben distribuite, perfetto. Però così non posso salire. Attenzione. Ah, certo, banalmente. Scusate, ho commesso un errore da principiante. Pardonez. Eccola. Allora. È all'incontrar. Vediamo. Ok, vediamo un po'. Posso sovrapporle anche così io? Vediamo, mi fa collegare questa con questa? Sì, ma no. Ok, allora ho bisogno un po' di più di spazio. E questa con questa me la fa attaccare? Era solo un problema di distanze? Sì. Quindi adesso dovrei teletrasportarmi sopra per poi scendere. Mannaggia la pupazza, non le ho attaccate. L'avevo detto io che c'era profumo di calendario nell'aria. Ok. Scendiamo. Et voi là. Acchiappa la chiave e dai. Molto bene. Ok, qui si scende solamente. Questo è un livello... Anche la musica comunque di sottofondo è dolcissima, carinissima, ben fatta. Una leva, pigiamo un tasto B, si abbassa l'elevator, se ci salgo sopra, è automatizzato, bene, cominciamo a interagire anche con degli oggetti mobili, dinamici. Questi sono tasti, ok, con questo pigia il button, ok, e che cosa dovrebbe, ok. Perfetto, con questo si alzerà il pippolo, perfetto. Se ci andiamo sopra raggiungiamo quest'altro e adesso bisogna fare platforming. E alle hop, dai. Molto bene. Scendiamo, ci addentriamo nel magazzino. Vediamo, qui si resetta premendo la B, può essere, non lo so. Allora, qui abbiamo diversi pannelli. Allora, valutiamo un attimo come fare cosa. Questo comanda quello e questo comanda quello, quindi devo agire su entrambi. Sembra così semplice, mi sembra strano che sia semplice. Ok, è automatizzato, però ok, accendiamo anche questo. Ah, eccolo qua, la trappola, perfetto. Questo una volta attivato resta fermo. Ok, quindi non va qui in sostanza. Quindi bisognerà banalmente invertire le scale d'accesso. Per essere sicuro
Ecco fatto, qui adesso. Ah, ok, quando si scollega qualcosa così brutale si resetta tutto. Perfetto. Per evitare di essere in un punto favorevole e di rompere il gioco, banalmente. Ok, invertiamo le due cose, quindi lasciamo questo di qua e questo di là. Prima andiamo ad attivare questo e poi andiamo ad attivare quest'altro. Penso sia quello giusto, perfetto. Scendiamo, attiviamo il pippolino. Iop. Questo ci permette di uscire. Accendiamo questo, che anche se resta sempre fisso, è quello che vogliamo. E voilà. Easy, easy, easy. Allora, vediamo. Qui c'è un ascensore. Qui c'è una sega circolare. Muoio? Muoio, perfetto. Vengo splattellato. Ah, con le freccette, su e giù. Perfetto, ascensore classico. Bene. Qui abbiamo, attiviamo, ok, e una volta attivato posso andare su a manina, perfetto, avance. Ci sono un sacco di oggetti in questo momento che possono essere collegati fra di loro. Qui ovviamente la porta è chiusa, diamo un attimo un'occhiata, comincia a essere tosta la storia. Allora, fammi pensare. Dunque, allora, quella è l'unica porta su cui posso andare e quindi, ok, ci sono due porte. Una è questa, con tutte le attrezzature, e una è questa. La nostra uscita ci porta ad una scala, eccola qua. Quindi il trucchetto di quando si fanno i labirinti da pischelli, che si parte dal fondo, si parte dall'uscita, come i veri lamer sanno fare. Qui, allora, potremmo uscire qua. Qui c'è una porta che è collegata con questo. Ok, qui c'è una scala che è collegata con questo. Diamo un attimo, ecco, mettiamo un attimo tutto bene, lo spazio per benino. Allora, ora sostanzialmente devo scegliere dove andare. Allora, la scala con l'uscita mi sembra palese che sia questa. Ok, perché è l'unica che abbiamo. La scala con la salita è l'unica, è questa. Quindi di variabili dobbiamo solo decidere dove mettere la porta, in sostanza, quella dove siamo noi, se entrare da qui e fare la stanza salendo oppure no. Ma per attivare questo ci servirà prima questo. Vediamo. Cominciamo a entrare nella stanza e poi vediamo come la va. Ok, noi entriamo. Qui non si può fare una cippa. Qui adesso posso staccarla. Vediamo. Me lo fa resettare, me lo fa resettare. Quindi va da sé che questo va qui. Qui saliamo e qui andiamo di qua. Ok. Qui c'è questa barriera. Quindi non possiamo salire di lì. Se io scollego questo, come sempre, tutto si resetta, giusto? Esatto, si resetta. Allora. Purtroppo le stanze non sono comunicanti. Quindi qualcosa mi sfugge. Vediamo. Di lì si sale. Purtroppo non c'è una... Ho detto una vaccata, forse, vediamo. Posso farla così. Posso farla così. Quindi, l'omino entra da qui. Questa è la nostra uscita che sarà qui. Questo è lo sportello. Eccoci. Oh, mo ci siamo. Perfetto. Non è semplice, eh? Non è per niente semplice. Però, è interessante, è interessante. Vediamo se ho fatto tutto giusto. Alziamo. Prendiamo la scanna, già la miseria, ok, che è collegata. Saliamo, andiamo al primo piano, attiviamo l'ascensore, attiviamo la barriera. Ed ecco fatto, perfetto. Ce l'ho fatta, nonostante io sia evolutivamente sviluppato come una teglia di lasagne, eccoci qua. Qui dobbiamo andare a prendere la chiave. Ma se resetto tutto, si resetta anche la chiave? Non è che va da sé la cosa, vediamo... Se resetto tutto, mi resetta anche la chiave.
Sì, reset anche la chiave, giustamente. Diamo un attimo un'occhiata. Allora, vediamo se riusciamo a terminare questo enigma. Allora. Scala che scende. Qui ci sono... Allora, qui c'è una scala. Probabilmente non devo usare... Ah no, sì, ok, perfetto. Devo usarli tutti. Qui sarebbe troppo chiamata che questa vada qui. Ah, questa è la scala d'uscita. Ok, quindi questa è l'ultima. Perfetto. Let me see. Qui possiamo scendere. Questo non è assolutamente nulla. Qua possiamo scendere, attivare questo, entrare nella porta, uscire da qui, qui e qui. Ok, perfetto. Forse ho capito. Vediamo. Perfetto. La porta dovrebbe essere qui. Che anche la distribuzione fa. Allora, vediamo. Questo così dovrebbe andare bene. Questa scala si può collegare qua? Ce la fa? Ce l'ha fatta? Qui incomincia a essere puzzly. Ok. Benissimo. Qui adesso mi si scollega. Adesso lo facciamo. Vediamo se riusciamo a farlo per così. Il cruccio è questo. Vediamo. Perfetto. Ce l'abbiamo fatta. Allora, ottimo. Andiamo. Recuperiamo la chiave. Passiamo qui sotto. Scendiamo dalla scala. Attiviamo il button. Saliamo. E alle hop. Perfetto. Molto bene. Ah, un magazzino gigante. Qui è banalmente un pannello così intermedio. Siamo fuori dal magazzino. Siamo usciti. Ah, achievement, benissimo. Warehouse, perfetto. Qui c'è una batteria. Congratulations. Hai sbloccato l'achievement. Grazie per la descrizione. C'è una batteria che posso portare con me. Che succede? Ah, devo buttarla nel buco? Madonna, fantastico. Sono in un Game Boy tamarrato, come potete vedere. Benissimo. Questi sono dei portali? No? Ah, posso scegliere dove mettere la batteria. Perfetto. Comincia a essere tosta la storia. Io devo attivare il cavo giusto. Ok, che era questo. Perfetto. Quello vicino al cavo giallo. Ah, altri elementi. Il gioco si fa sempre più interessante. Bottone. Ah, e qui si apre. Perfetto, si apre la cancellata. Qui non ci è dato sapere granché, possiamo passare solo qui. Attiviamo il button. Si chiude la strada che abbiamo intrapreso precedentemente. Stiamo scendendo con l'ascensore. Infatti c'è lampeggia il segnale della discesa. Stiamo percorrendo la discesa. Si apre. Quindi ora devo uscire da qui. Ok. Qui c'è un raggio laser fotonico che sarà temporizzato. Ah no, esce il muro. Perfetto. Mamma mia, sembra The Incredible Machines. Una cosa che mi ricorda The Incredible Machines. Madonna, il tappeto elastico? Mamma mia, geni assoluti. Salutiamo Beth che ha lasciato qui l'elmetto. Ok, qui si sale. Devo... Ah, ok. Ci sono anche degli elementi action a questo punto. Non è banalmente piatto, ma ha una sua dinamicità, pur essendo 2D. Allora, la nostra uscita è questa qui. Vediamo di studiare bene. Allora, la scala ce n'è solo una, quindi questo è. Questo va qua, per forza. Ah, però abbiamo due strade da percorrere. Vediamo. Allora ci mettiamo al centro. Questa la spostiamo un attimo. Ecco, qua c'è la scala. E qua siamo sicuri che la scala va qui. Perfetto. Poi, lavorare per esclusione spesso è un buon sistema. Allora, abbiamo una porta a sinistra. Quindi qua devo alzarla un sacco, già capito? Più o meno. Non ho la presunzione di avere ragione, ma potrei avere già capito. Qui c'è da collegare
questa stanza. Si possono incrociare, tra l'altro, i flussi? Spero di sì. Ok, perfetto. Qui c'è un blocco. Ok, questa va con questa. Io adesso salgo di qui. Posso lanciare il blocco, forse? Ah, ok, il blocco mi servirà per scalare questa parte. Ok, quindi... vediamo, facciamo un attimo il conto. Ok. Salgo di qui, il blocco devo lasciarlo sotto, prenderlo, portarlo completamente sopra. Ok, vediamo. Questo lo stacchiamo e lo appiccichiamo qui. Perfetto. Questo lo appiccichiamo qui. Questo è il blocco, quindi devo mettere questo qui e questo credo qua. Vediamo se ho fatto le cose giuste, proviamo. Allora, saliamo. Qui devo lanciare il blocco, credo, da basso. La miseria, scusate. Bisogna tenere premuto il tasto B. Io l'ho ciccato clamorosamente. Vediamo. Ecco. E due. Sono un cotechino, scusate. Molto bene. Let's proceed. Ok, stiamo calmi. Perfetto. Abbiamo buttato il blocco sotto, che ora dovremmo spingere fin dall'altra parte, presumo. Sempre che si possa spingere. Ok, si può spingere anche attraverso le stanze. Non so lì come farò. Posso... no, Infinite Sadness. Quindi abbiamo sbagliato. Abbiamo sbagliato. Qualcosa non mi torna. Ah, ok, ho capito, perfetto. Questo non va attaccato qui, ma va attaccato qui. Ok. E questo va qua. Era, no, io ho dato per assodato che si potesse alzare la scatola, cioè prendere alla stregua di come si prendeva la chiave. E invece no. E invece no, non si può alzare. Ale hop. Pianino. Sistema di presa non è proprio efficacissimo, però. Stacce, come dicevano a Bolzano. Possiamo proseguire. Salutiamo tutti gli amici di Roma, ovviamente. Salutiamo anche Gianluca. Eccoci. Io adesso dovrei uscire, credo, sopra. Esatto. Posso mollarla qui, la scatola. Dai. Ecco. Et voilà. Molto bene, signori, molto bene, molto bene. Vediamo, siamo passati in questa zona. Ok. Vediamo, posso prendere questa bobina. Ah, questo è un cavo della corrente. Fantastico, si fanno i collegamenti. Madonna mia, geniale. Stiamo entrando nella fabbrica. Qui ci sono chiavi, laser. Vediamo. Ang. Le freccette mi impediscono di portare la chiave di là. Bah. Non lo so. Scusate che mi sia mosciato un po' il microfono. Allora. Ah, certo, certo. Facciamo spingere la chiave di là. Ok. Molto bene. Vediamo. Ok, non voglio arrivare troppo oltre perché il gameplay sta già diventando lunghino. Credo che questa sia l'ultima. Vediamo. Ok, c'è solo questo pannello. Che cosa... ah, di qua si va per la bobina. Ci sono le indicazioni.
di là si va a bobina, di là la scatola, di là il circuito. Allora, visto che penso sia un livello abbastanza complesso, intanto vi ringrazio per essere rimasti fino alla fine del video. Questo è The Pedestrian, è il primo, la prima parte, diciamo. Se volete che io vada avanti in questa avventura puzzle molto molto complessa, anche se apparentemente sembra semplice, ditemelo qui sotto in un commento. Ovviamente vi invito a iscrivervi al canale, cliccare la campanellina, fate tutte cose. Ci vediamo anche sui miei social, trovate tutto in descrizione, nella pagina di Linktree trovate tutto quanto. Non mi resta che augurarvi, come sempre, buon divertimento, gamers. Alla prossima!